chiamato per il dissesto che c'è in via Ceccarossi, che ormai non si può più passare nemmeno con le auto perché la carreggiata è completamente distrutta, ci sono voragini ed è pericoloso anche per la ciclabile perché i bimbi non possono nemmeno andare in bici. E poi c'è anche un campo del comune, diciamo un campo, che c'è l'erba altissima, secca, con pericolo di incendi. E questa strada è 4 anni che è così. Io faccio altro che comunicare, scrivere, ma nessuno mi dà ascolto. Io mi sono un po' stancata ad avere questa amministrazione che non cura i suoi cittadini. Quindi vedete di provvedere, perché è proprio così, non si può andare avanti. La situazione è, oltre a essere di degrado assoluto, è pericolosissima, perché un bambino può cadere in una buca, ci sono delle voragini a ridosso delle caditoie, probabilmente è stato chiuso anticamente un canale di acqua piovane. Ora, anche se il comune non ha preso in carico questa via, non capisco perché nel 2020 una strada a così alto traffico non venga presa in carico dal comune. Qui ci passano mezzi comunali, ambulanze, polizia. È una via di alto traffico, ci sono negozi, quindi voglio dire, il servizio va dato.